25esimo anniversario della fondazione di Cipilo da parte dei trevigiani di Segusino, abbiamo compiuto un viaggio della memoria nel cuore del Messico centrale. Acatepec, Tonantzintla, Cholula, città delle 100 chiese, una delle quali sulla piramide più grande del mondo, Atlixco e Puebla, con oltre 3 milioni di abitanti e capitale dello stato in cui si trova Cipilo, e poi San Miguel de Allende, Morelia, Pátzcuaro, Irapuato, il Querétaro con Guanajuato, Dolores Hidalgo, San José Iturbide e Città del Messico. Al mattino la carrettera principale di Cipilo, 3.000 anime, risuona del traffico variegato di lussuosi e polverosi fuoristrada, mescolati a improbabili camioncini di un tempo che non è più. È un mondo strano, dove si fondono tecnologie e vita andata rurale. L'organizzatore della missione, quell'Agostino Coppe, già sindaco di Segusino, giusto 25 anni fa si fece promotore del gemellaggio di Segusino con Cipilo e da lì nacque l'epopea dei trevisani in Messico. Sicuramente il motore principale è stato Agostino Coppe. Agostino Coppe che arriva a Cipilo 25 anni fa e trova questa radice proprio del loro essere, di quello che erano nei due secoli passati. A Cipilo sono arrivate personalità del calibro di Paolo Brunello, ricercatori di storia veneta, primo fra tutti Gianni Secco con i Belumat, banchieri mecenati come Dino De Poli e Franco Antiga, sportivi come Francesco Moser e la nazionale di calcio nel 1986. Tutti a studiare il caso migratorio segusinese cipileno, fino alle dotte lezioni tenute in varie università messicane da insigni studiosi. C'è addirittura un vocabolario di dialetto italiano, spagnolo e inglese, con relativa grammatica e fonologia, prodotto da una cattedratica di antropologia linguistica del Montana. Mi ha fatto terribilmente piacere che il CIESAS, che è il centro di investigazioni sociologiche di tutto il Latino America sui processi migratori, abbiano invitato me e padre Berra a parlare in un convegno ad Oaxaca, perché quello che loro hanno visto in Cipilo che si conserva può essere fatto per i tanti messicani, cileni, argentini, uruguaiani che vanno negli Stati Uniti, perché solo essendo fieri delle proprie origini e fieri di quanto la storia che sta dietro a loro si può mostrare anche attraverso un libro o un'immagine, questi, pur diventando buoni cittadini del mondo, conservano nel DNA le loro origini più profonde. Il morbo di questa migrazione ha preso anche noi, venuti a documentare quanto l'imprenditoria veneta, giunta alla quinta generazione, abbia prodotto in termini di economia in questo immenso paese, grande 11 volte l'Italia. Migrantes arrivati dalla fame del Veneto alla fame del Messico, ora divenuti eccellenti imprenditori. Ma com'è successo? Perché i primi 50 anni sono stati tutti dedicati a radicarsi nel territorio e soltanto alla sopravvivenza dignitosa. Dagli anni 70 qualcuno ha incominciato a muoversi, a girare prima verso gli Stati Uniti e poi verso l'Europa. Ritengo che dal gemellaggio fatto con Segusino nel 1982 questi 25 anni hanno rappresentato una trasformazione anche tecnologica nell'uso dell'agricoltura, per cui siamo passati da una produzione di latte che era soltanto raccolta per la distribuzione ai pueblani quotidiana, anche alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ma alla diversificazione. Ecco quindi una Cipilo che produce mobili, che cerca di diversificare la produzione di mobili vendendoli negli Stati Uniti e anche nell'Europa, in Irlanda, in Germania, il miele che si muove da Messico a Olanda, Germania e Belgio, e anche a queste novità di imprenditori in franchising che riescono con l'Italian Coffee Company a
circuitare l'idea dell'italianità in giro per il Messico e in giro per gli Stati Uniti, e questo è un ringraziamento che come italiani dobbiamo a questi nostri migranti. Ora abbiamo tra i nostri il produttore di latte più grasso del Messico, Mario Schiavon, con la moglie Mary, Flavio Zago, che importa mobili per gli Stati Uniti e l'Europa, per non parlare della Minuti Holding, nata Minute a Segusino, che oggi vanta il primato della distribuzione di caffè e gelato del Messico, ma ha nel portafoglio anche l'importazione dall'Europa di macchine agricole e l'esportazione di miele. Quanto all'import di macchine agricole si distinguono anche i Martini, che possiedono una grande farmacia veterinaria a Cipilo. Il primo atto delle celebrazioni è il taglio del nastro della mostra di foto e oggetti storici con i giovani del Centro Culturale Casa Italia di Cipilo e la loro storia di emigrazione dal titolo Cipiloc. Commozione e nostalgia si fondono in un musical di rara bellezza. Gli attori sono giovani cipileni che tratteggiano il dolore del distacco degli emigranti e il loro entusiasmo per la nuova missione, recuperare all'agricoltura un territorio straniero ma con la bandiera uguale a quella italiana. Straniero e incolto, così come apparve alle oltre 60 famiglie segusinesi alla fine di settembre del 1882, stremate dopo il viaggio da Genova a Veracruz con la nave Atlantico. La nostra Bibbia in questi giorni sarà il volume di Agustin Zago Bronca e Gianluigi Secco, Grandi e grossi da Cipilo. Così apparvero i veneti agli indigeni, piccoli e macilenti, che in lingua del luogo si scrive Lo squatatarame de Cipiloc e che ha un sottotitolo che non lascia dubbi, Odissea di una comunità. Ora questa è la comunità che parla un veneto antico, che quando ti incontra ti abbraccia come se ti avesse sempre conosciuto, che accoglie gli italiani del Veneto dicendo questa è casa tua, con un affetto e una voglia di stare insieme che da noi non esistono più. Venire qui, arrivare a questo paese e sentire questa gente che parla un dialetto puro trevisano-veneto e che le loro costumi sono ancora, e abitudini sono ancora quelle dei bisnonni, cavoli, io ci sono rimasto a bocca aperta. Radici lontane e profonde, sapori e profumi di campagna veneta, di vino, di focolari e formaggio scec, cose in via di estinzione, ma che per i cipileni di Segusino costituiscono memoria ancestrale di solida tradizione, insidiata però dall'avanzare di una metropoli come Puebla. Puebla sta camminando e Puebla sta per assorbire Cipilo. Però è qui dove dobbiamo valorizzare ancora di più il lavoro svolto da Agostino Coppe 25 anni fa. Agostino Coppe ha svolto questo lavoro verso i giovani, verso i ragazzi, ha fomentato, ha creato e ha fatto voler bene le loro radici, perché ancora oggi questo rimanga dentro la popolazione, ma non solo del bisnonno nonno, ma anche il bambino quando nasce a Cipilo impara prima il dialetto e poi lo spagnolo. I valori reali di Cipilo sono talmente forti oggi che se succede forse ci saranno ancora due generazioni, però se il lavoro iniziato da Agostino in Segusino e Cipilo 25 anni fa continua con la stessa forza, sicuramente è una delle basi perché questi valori non si perdono. A Cipilo ragazze e ragazzi sono vestiti alla moda, ma da scuola escono con una divisa dai colori severi. Siamo al centro di una grande festa da consumare in una realtà che dovrebbe diventare libro di scuola per i ragazzi del Veneto. Dove cresce la generazione dei poveri arrivati nel ricco nord-est, che diventerà meticciato imprenditoriale, scientifico, tecnologico nel futuro del nostro Veneto. Meticciato guardato con una certa diffidenza dai migrantes segusinesi divenuti imprenditori. Gli italiani non faranno l'integrazione, non saranno un melting pot come dicono gli americani, non saranno un melting pot, sarà un salad bowl, una
una insalata fatta di rosso, bianco, nero, anche se ti mette cipolla, con salata, oppure con peperoncino, te guarda i colori che sono diversi. Farà un'integrazione di stare insieme, siano cinesi, perché sono in Segusino, per esempio, sono tantissimi cinesi che sono lì a lavorare. Adesso sono i cinesi che danno lavoro agli italiani, che quello io non capisco. A Cipilo i poveri sale della terra vennero tra i poveri, ma a forza di braccia e di intelligenza divennero ricchi e seminarono ricchezza. Alti, grossi e biondi, così apparvero i componenti delle oltre 60 famiglie arrivate da Segusino in Messico agli indigeni piccoli e macilenti. Erano partiti dal comune a confine con Belluno carichi di malinconia, ma anche di speranza. Con loro famiglie di Alano, Quero, Vas, Miane, Maser, Pederobba, Valdoppiadene, Feltre, Montebelluna, Volpago del Montello e Selva, Schievenin, Colmirano ed altri. Paesi e villaggi tradizionalmente agricoli furono emarginati. La gente fu costretta a costruire lungo le strade o sotto le montagne, destinando agli animali le poche stanze. Mentre la popolazione cresceva, la proprietà si frantumava. Tasse e strozzini si mangiavano il reddito già molto scarso. Crescevano l'ingiustizia e la fame. Vennero persi numerosi posti di lavoro in Austria, mentre Lombardia e Piemonte avanzavano creando una pericolosa concorrenza sui prodotti agricoli. In questa situazione, il governo messicano, che accusava i contadini indigeni di avere dissestato l'agricoltura, pensò di risolvere il problema facendo arrivare contadini biondi dal nord Italia. Il 23 settembre 1882 i fondatori della comunità di Cipilo arrivarono a Veracruz. Il 25 ripartirono alla volta di Orizaba, dove rimasero fino al 30. Lunedì 2 ottobre il gruppo fu condotto dall'ispettore Sierra Mendes al casale della fattoria di Cipiloc, dove si impegnò a costruire case, sistemare strade e suddividere la terra. A ciascuna famiglia furono affidati una vacca ed un bue. È sorvolando Puebla con il Cessna 207 di Peter Minutti che si comincia a capire che cos'è il Messico centrale. Cipilo, fondata dai segusinesi 125 anni fa, rimane una sorta di isla, un'enclave felice a un passo dalla megalopoli di Puebla, gemellata con Firenze, entrambe patrimonio dell'UNESCO. Mentre voliamo, Peter Minutti, segusinese di quinta generazione, che ha deciso di affidarsi al pilota per poter parlare con noi, ci racconta la sua grande passione, il volo. Ah sì, tantissimo. Quello ha cominciato quando avevo 2 o 3 anni, mio papà mi ha portato a volare per prima volta e mi ricordo che atterrando gli ho detto: papà, lasciamelo, voglio atterrarlo. E lì ha cominciato la mia passione per gli aerei. Mi ricordo sempre quel momento lì come un momento molto interessante. Tanto interessante che ha realizzato un aeroporto. Sì, abbiamo adesso già 14 aerei, l'aeroporto proprio privato, e si è fatto, non so, è come una malattia volare, come quello che è una malattia di lavorare o di pitturare o di fare il giornalista, no? È la stessa roba. E quando si ha passione per fare qualcosa, si ha il gusto per farlo, si vede che ti dà la libertà di poter farlo, e allora, non so, è una malattia, no? Dall'aereo Peter ci mostra i grandi stabilimenti della Volkswagen, che da sola tiene in piedi il 50% dell'economia di Puebla l'Eroica, per via della battaglia del 5 maggio, o di Puebla de Los Angeles, come piace chiamarla chi apprezza l'ordine assoluto del suo sistema di strade, disegnato appunto dagli angeli. Economia alla quale l'attuale governatore Mario Marin sta dando un forte impulso. Ma il potere assoluto del governatore dello Stato di Puebla non è cieco come quello dei suoi predecessori. Recentemente ha invitato i 300 leader della città per richiamarli alla responsabilità della classe dirigente, con almeno 3 obiettivi primari: combattere il narcotraffico, creare occupazione e diminuire la povertà. In un paese in cui il reddito pro capite annuo è di $8,000, il 50% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e il 10%, 15 milioni di persone, vive nella povertà estrema.
un paese comunque cambiato nell'ultimo quarto di secolo. Testimone Agostino Coppe, che in questi anni ci è venuto 40 volte. Certamente è cambiato in meglio, città più pulite, l'aeroporto di Città del Messico quando ti accoglie sembra un salotto, più caos perché più macchine, ma molte più autostrade e quindi una pubblica amministrazione che ha operato a favore del turismo e della mobilità. Forse è una lezione che qualche nostro amministratore o qualche nostro politico dovrebbe venire ad imparare in questa che è considerata da tutti come una terra del Sud America. Invece siamo in pieno Nord America, se si vuole correttamente in Latino America, ma un paese che ha corso tutte le tappe per recuperare lo stato di degrado che aveva un tempo e che adesso invece si presenta come una qualificata nazione piena di infrastrutture. Dall'aeroporto andiamo alla grande azienda del fratello di Peter, Domingo Minuti Stefanoni, un uomo alto e bello di 40 anni. È questo probabilmente il caso eccellente di origini segusinesi più vicino alla cultura italiana dell'impresa. Si potrebbe definire il Benetton poblano. L'avventura inizia nel 1990 con il noleggio di un rancio e con il gelato, che in Messico è un prodotto non disdicevole, che ancora si vende nei mercati in grossi vasi di alluminio immersi in ghiaccio e stracci. È una composta a metà tra il ghiacciolo e il sorbetto, mischiato a frutta fresca, anche in versione afrodisiaca. Mingo pensa di produrre gelato come quello italiano e lo chiama Topolino, ma non gli basta e comincia a trafficare con l'azienda Astoria di Susegana. Diventa il primo importatore di macchine da caffè del Messico. Nel 1994, la grande crisi economica che inginocchia tutto il Messico gli taglia le gambe. Nel 1995 tutte le sue macchine sono ferme. Non c'è un'oncia di caffè, ma lui sa dove sono le sue macchine e inventa una cultura di caffè espresso che non esisteva. Si chiamerà Italian Coffee Company. Un'unica linea di arredamento e le tazze marchiate vengono dalla FAC Italia. In Messico è caldo, meglio vendere prodotti freddi al caffè. Ecco allora il cappuccino, il latte macchiato, il mocha freddi. Le miscele per prepararli nascono in laboratori aziendali sterili e le ricette sono coperte da brevetti. Oggi la holding ha realizzato in franchising 365 punti vendita, 110 solo nell'ultimo anno. Le tazzine di caffè, tutte di miscele messicane, vendute dal marchio Italian Coffee Company, sono 4 milioni e mezzo al mese. Il latte utilizzato sfiora gli 80.000 litri l'anno. Le persone sottratte alla povertà che lavorano per il marchio sono circa 5.000. Domingo Minuti Stefanoni, razza Piave, figlio di Don Pedro e di Donna Rachele, è produttore, broker, maestro di torrefazione e self-made man di una tazza di caffè che non ha quasi nulla da invidiare al migliore caffè del mondo, quello italiano. Gli chiediamo qual è il segreto. Hanno portato la cultura del caffè italiano a Messico, è quello che abbiamo portato. E fare la, alla fine, la meta nostra è fare cultura del caffè. Perché il consumo per capita di caffè in Messico 7 anni fa erano 300 grammi, 350 grammi, non è il numero giusto, ma l'anno scorso è chiuso il consumo per capita in Messico 850-900 grammi. Ma in 7 anni abbiamo fatto, non solo noi, sino la cultura generale del caffè, aumentato il consumo per capita all'anno del caffè. Adesso lavorano in tutta la struttura di Italian Coffee, che è un franchising, che è un franchising, una persona che viene, arriva, compra il marchio, le usa il marchio e noi facciamo tutta la fornitura dei prodotti. Sono 4.500, 5.000 persone, tutta la struttura. Sono tanti che dependono di una idea di una persona in 10 anni, no? 12 anni, che abbiamo scominciato. Gli chiediamo anche di dare un messaggio ai giovani. La tecnologia non è tutta la vita. Domingo Minuti si sente ancora legato alla terra dei suoi avi, il Veneto. La pregunta e la risposta è semplice. Continuiamo a parlare il dialetto veneto che non parlano neanche in Italia.
se noi arriviamo al paese che siamo partiti, che è Segusino, quando che ne sentono parlare, dicono, senti questo, parla come i vecchi, come i nonni. Abbiamo la cultura del mangiare, cultura della lingua, che è una importantissima, sembra che siamo l'unico paese, Cipillo è l'unico paese del mondo che continua ad avere la cultura. Chissà se i suoi figli continueranno a sentire questo legame forte con il Veneto e l'Italia. Sai perché? Per queste tutte le conviventi che hanno con Cipillo, che ha cominciato Agostino Coppi fa nel 1983, mi sembra che è stato il primo gruppo che è venuto in Italia, qui lì ha aperto il cuore dalla gente di Cipillo con la gente di Segusino. Perché è stato, eravamo tutti chiusi. Quando è stata quella unione, si hanno aperto la relazione e il compromesso morale. Sembra che è un compromesso morale di continuare la relazione d'Italia. Nel ricco carnet dei minuti anche due ristoranti molto eleganti. In quello della sorella di Domingo, Maria Cruz, mangiamo in compagnia dei suggestivi suoni mariachi. Si chiama La Pampa Argentina e, come d'abitudine per i messicani, si incomincia il pranzo alle 3 del pomeriggio. Peter Minuti Stefanoni è il fratello più vecchio, ha 42 anni e da quando aveva 17 anni importa macchine agricole dall'Italia. Questa scomitia è nel 1982, quando il nostro amico Tony Stramaret, che lei è Tony Stramari e Antonio Cabrel, che lei è da Segusino, gli ha mostrato queste macchine, no? Mi sono andato a fare un corso in Germania e allora lui mi ha... andarmi a menare sulle altre tante ditte per vedere come che era al lavoro sulle ditte italiane. Allora mi ha portato a vedere fabbriche di scarpe, fabbriche di formaggio, avevo imparato a fare il gelato. Sono andati in questo settore, sono andati a Milano, alla BCS e alla Mainardi, che sono là vicino, a Via Tegraso, e mi ha mostrato come che si laurea al campo italiano, perché mi sono veramente meravigliato di come che si semina, la maniera che si semina veramente tecnica il campo italiano, dove che ti trova tutto seminato perfetto, ti trova il mais tutti uguali, erba medica, beet, tutto quello che ti vede è perfettamente seminato. Però sono andato a vedere 4-5 ditte e ho visto la necessità del campo messicano che era una o due ditte che vendia queste macchine, specialmente facciatrici e ranghinatori. Su quel tempo che era aveva un'azienda di mucche, che adesso ormai le mucche già sono state vendute, però si continua a vendere queste macchine che abbiamo portato dall'Italia. Allora, vedendo la necessità che era in Messico, ho trovato la BCS e ho portato 3-4 macchine di prova, quella volta là, nell'82-83. E quando ho visto la reazione del mercato, ho portato un container, sono state vendute con tanto sforzo perché la gente non credeva su queste macchine. E vedendo che erano già macchine italiane, europee, hanno avuto dei problemi prima con altre ditte che aveva portato al governo messicano, allora aveva una disconfianza tra comprarle o non comprarle. Poi lavorando, si è cominciato ad andare dentro sul mercato e si è veramente... vendeste una quantità importante di macchine sul mercato. E adesso continuiamo a vendere ranghinatori, macchine, ricambi, motori, specialmente su quest'area. Rima, grillo, finimpianti, ma soprattutto falciatrici BCS. La tradizione dell'allevamento di mucche continua in queste aree con sostanziosi profitti e necessita di macchine efficienti. Però il nonno di Peter, con l'ingegno tipico del nord-est, già nel 60 impollinava l'erba medica con le api, aumentando la produzione di sementi. Il nipote possiede ora 2000 alveari e produce 400 tonnellate di miele mille fiori dell'altopiano del Messico, che esporta totalmente in Belgio, Germania e Francia. Quando sei una persona felice, sei una persona produttiva. Peter Minuti si sente ancora parte dell'Italia? Sì, mi sento parte ancora dell'Italia. Ho parte dell'Italia perché da piccolo, quando avevo 14-15 anni, sono andato in Italia. Però mio papà mi parlava sempre
mi parlava sempre dell'Italia, mi parlava sempre di come che era de Feltre, de Segusino, de Fener, de Vas, de Quero, de Treviso, de Belluno. Allora ho fatto un'immagine, un mappa sulla mia testa che dico, io voglio andare in Italia, io voglio vedere come parlano in Italia, chi sono, chi è Italia, perché noi ci vediamo ancora come minuti, o Stramare, o Stefanon, o Stefanoni, e allora siamo stranieri su Messico, anche se io sono nato in Messico, la gente di qui mi guarda ancora come straniero, siamo bianchi, siamo barbati, non barbati, io non sono barbato, però mi vedono come conta la storia, come il Quetzalcoatl, come la bissa che con le penne, che conta la storia così, la storia degli Aztechi, che doveva venire del cielo a trovare ai Messica, no? E allora io sento che mi guardano così, però quello succede penso su a tutti i ragazzi che sono andati o tutta la gente che sono stati emigrati. Penso che sia successo quello. Ma io mi sento parte ancora dell'Italia perché mangiamo la polenta, parliamo italiano e voglio che i miei figli parlano italiano, che hanno quelle radici lì che ho io, che sento io, che vado in Italia, prendo il vino, andiamo a vedere le cantine, che vedono come si vive, come si parla. La gente che sono lì, tutte le radici che abbiamo in Italia, in Segusino, vengano ancora in Messico. Io perché non perdiamo le radici, l'importante è sapere di dove si viene. Alla testa del clan Minuti è il padre, Don Pedro, classe 1936, un ingegnere meccanico il cui bisnonno materno, Felix Colombo, venne nel Messico della rivoluzione industriale da Milano con la bisnonna e la figlia Crucilia, 3 anni prima dei segusinesi. Oh, mi l'ho fatto da tutto. Fora come che dico ai messicani, fora che da indubino e da femmina, ma l'ho fatto tutto sempre. Ho preso il piano con le mucche, con le bestie, mi pare l'avevano allevamento come meno noi, i lavori al campo, e aveva l'allevamento delle mucche. Produceva la LAT, mi ho studiato ingegneria entro il Politecnico, ingegneria meccanica. E dopo sono dedicato all'apicoltura. Sono stato uno dei produttori più forti del Messico. Produceva 1000 tonnellate di miele all'anno, per quasi 40 anni, sono stato fondatore uno dei fondatori della Unione Nazionale di Apicoltori, che la aggruppano a tutti gli apicoltori qua del Messico, e vendevano la miele in Italia, in tutta Europa. Don Pedro è un signore affascinante di 71 anni, pieno di salute e di idee. Di certo non guarda alla pensione. No, ancora sono pensionato. Qua a Messico la pensione del governo non l'ha niente da tanti arte, no. Non c'è pa' la pensione da là, perché io non sono mai stato impiegato e non ho pagato la pensione. Qua non è come in Italia che si paga la pensione. Adesso sono pensionato, ma per il mio conto, fai quel che vuoi. L'impressione è che in Messico lui viva molto bene. Benissimo. Benissimo. Mi pare il medesimo che chi abita in la casa che piace, in la città che piace, in il paese che piace, alle sposa con la femmina che piace, e la ora quel che piace, lei non felice. Mio tutto quello. Messicani da generazioni, i Minuti hanno portato lavoro e ricchezza. Sono integrati o rimangono sempre stranieri? Sempre sono stranieri. Sono sempre stranieri. Qua ancora a Messico già un po' al complesso della conquista. Sono sempre stranieri. E quanti che andano in Italia sono messicani, eh? Quanti che andano in Italia non sono nei paesani, nei cugini, nei parenti. Già sono i messicani. Don Pedro rimpiange qualcosa dell'Italia? Ancora le nostre radici in Italia, le onde che parlo in italiano, sono buoni i nomi e i cognomi italiani.
il nostro viaggio nella memoria ci porta ad incontrare anche altri emigranti di quarta e quinta generazione che portano cognomi veneti, parlano un dialetto antico e dolce e rappresentano l'eccellenza della libera impresa messicana. Sono persone arrivate molti anni fa, si parla di 120 anni, 125 anni, anzi si festeggiano in questi anni per alcune di queste comunità l'anniversario dell'arrivo e si sono integrate, inserite nel paese con attività a volte diciamo frutto dell'esperienza italiana, per esempio nel settore lattiero caseario che è una delle caratteristiche di Cipilo, poi in altri settori come la costruzione di mobili o avviando un'attività di importazione di macchinari agricoli dall'Italia e nel settore dell'allevamento anche, e quindi sono centri di, diciamo, di eccellenza, di generazioni che non hanno comunque perduto il contatto con l'Italia, e questo va, e anche l'affetto nei confronti della patria d'origine, questo va, devo dire, a loro merito. L'ultimo imprenditore che incontriamo a Cipilo è Salvador Stefanoni, detto Ciava, un vezzeggiativo che fa sorridere i veneti. Nella sua casa alle porte del paese ci accoglie la splendida moglie Magos, una ragazza moderna e molto dolce. Con loro il figlioletto Ciavita. Ciava è discendente della prima emigrazione di Segusino a Cipilo, quella del 1882. Architetto, Ciava Salvador decise nel 95 di rilevare un'aziendina decotta per produrre mobili, prima rustici, poi minimalisti, diabete sudamericano. Ora ha 40 operai e fattura quasi 3 milioni di dollari USA. Ho sempre lavorato come papà in tele vacche, ma quello non era un lavoro che mi piacesse vero tanto, perché le di e notte, tutti i giorni, sabbi, domeniche, non viene mai descanso. E allora mi ho letto andare fuori di Cipilo a studiare una licenziatura, in questo caso architettura. E allora ho imparato a fare piani di case, di mobili, della computer. E allora, già quando andai avanzando nella mia carriera, mi ho trovato un amico che suo padre era paron di una fabbrica vero grande di mobili rustici che si chiamava Segusino, questa fabbrica. E allora sono attento a lavorare con lui, fando questi disegni di mobili, ho lavorato 3 anni là, ma mi pare sempre, mi dice, torna a casa, perché là quel che tu chiappa di schien non è tanti, è meglio venire con le vacche. E mi dice, no, mi piace le vacche, papà, perché è un negozio, è un lavoro vero forte. E ora sono fuori, ma mi ho catana una fabbrica in crisi, una piccola fabbrica in crisi di mobili. E l'ho comprata, l'ho trovata e ho cominciato a fare i mobili mi fa 12-13 anni. Salvador Stefanoni si sente più italiano o più messicano? Sono messicano perché ho nascesto qua, ma ho la sangue italiana ed ora non so cosa dirti. Quando entro il calcio, che è il mio deporte favorito, gioca Messico con Italia, la migue da Italia. C'è dunque, nonostante il Ciava rappresenti la quinta generazione degli emigranti e sia giovane, l'orgoglio di essere italiano. Tanto orgoglioso, perché non è perché sono di descendenza italiana, ma mi vede la gente che vive alrededor di Cipilo, in questo caso qua, e quel che Cipilo là alla desarrollante 125 anni, cui altri paesi che ne fin di 500-600 anni, ancora è in drio tan di pida, ma sono gente che lavorano e pensano sempre più avanti. Allora mi credo che lei parla sangue, la sangue italiana. Riuscirà Salvador a trasmettere ai suoi figli questo fortissimo legame con le radici venete? Penso che lei è entre le nostre mani farlo. Perché in questo caso qua il mio fiol andà a scuola dalla città. E allora lui parla in spagnolo e in inglese. Ed ora lei lavoro di noatri
insegnare al dialetto e tutte le tradizioni. Approdiamo a Pátzcuaro, cuore turistico dello stato di Michoacán. Con 55.000 abitanti rigorosamente indios, è la più suggestiva delle cittadine incontrate finora. Costellata di chiese, tutte dedicate alla Vergine, e di uno splendido museo delle maschere, esattamente simile a quello dell'Alto Veneto, accoglie i festeggiamenti per il 12 ottobre, giorno della razza. Il tutto in concomitanza con una data fatidica per questo nuovo mondo, la scoperta dell'America, una circostanza che gli indios purépechi considerano a ragione tragedia di massa e si guardano bene dal festeggiare. Alla processione civile di Pátzcuaro, che dura quasi 5 ore, sfilano oltre 1000 taxi addobbati con palloncini colorati come la bandiera messicana. Dentro ogni taxi c'è un'intera famiglia e sul tetto l'immagine della Morenita, così viene chiamata la meticcia Vergine di Guadalupe, protettrice di tutta l'America. Dopo il Michoacán e i suoi meravigliosi laghi salmastri, entriamo nel Guanajuato e tocchiamo Valle de Santiago. Incontriamo Mario Schiavon, originario di Selva del Montello, nel suo enorme rancho Providencia. Ci accoglie simbolicamente all'ingresso una grande vacca di legno che sormonta l'enorme cancello. Mario non parla veneto né italiano. I suoi veci provenivano dalla prima emigrazione a Cipilo, arrivati nella colonia aldana. Bueno, mis abuelos estuvieron produciendo ya leche en aquellos tiempos. Mio padre è stato allevatore e mio nonno pure. Nella famiglia sempre abbiamo avuto questo mestiere. Mio nonno è arrivato a essere il più grande produttore di latte dello Stato del Messico. Erano 18 fratelli. Noi abbiamo ereditato questa attività e io sono da 40 anni che vivo qui. I miei fratelli pure lavoravano latte, ma adesso penso che soltanto rimango io. Mio padre fu il minore della famiglia, sempre ha avuto vacas nella famiglia. De mis hermanos ora credo che ya nada más quedo io con ganado. Un pochito di storia, quando llegamos se perdió. L'unica cosa che sapevamo dall'inizio è che eravamo discendenti italiani, ma neanche sapevamo la regione, il posto da dove eravamo usciti, perché i nonni erano così impegnati in lavorare, che non hanno avuto tempo di raccontarci la sua storia. Sono passati 100 anni fino a che Agostino, presidente, cioè sindaco di Segusino, e il sindaco di Cipilo, Avelino, hanno deciso di fare questo gemellaggio, quando noi abbiamo cominciato a conoscere veramente la nostra storia e avere questa curiosità per la ricerca. Stiamo enterando che veniamo la maggior parte del lago del Segusino, del Treviso, del Veneto. Ora Schiavon è il produttore del latte più grasso e più proteico dello stato latinoamericano. Bueno, tengo in primo luogo il más producción de leche. Ho il primato sulla produzione del latte più grasso in 2 munte al giorno. Ci sono quelli che fanno 3 munte e quelli prima mi superavano, ma adesso pure quelli sono riuscito a superare, non soltanto nella produzione del latte, sino anche del grasso e della proteina nella latte. Noi infatti apparteniamo a un'associazione di produttori della razza di vacche Holstein, e in questa associazione sicuramente noi siamo di primo posto. Ci sono altri allevatori che forse hanno anche di più vacche di noi, ma non stanno dentro questi controlli di qualità a cui noi siamo sottomessi. Per l'associazione sto in ese primer lugar. Le sue 130 vacche, tenute come principesse in un'azienda modernissima, vengono fecondate da un unico, possente toro. Le vacche di Schiavon danno, in 2 munte giornaliere, 33-35 kg di latte al giorno, 11.500 kg l'anno, come le primatiste statunitensi ed israeliane. Il latte è commercializzato attraverso l'Alpura, la nostra Parmalat, fondata da uno zio. Il grande segreto è l'amore alla maglia, cioè l'amore al lavoro che si fa. Se si fanno le cose senza amore, allora non si riuscirà mai a fare quello che abbiamo fatto. Il lavoro e l'amore alla maglia. Se sta a disgusto, non funziona. La produzione si deve oggi alla tecnologia moderna.
Noi crediamo che gran parte anche dell'esito è la tecnologia che applichiamo, no? Soprattutto io non sono un grande lettore dei libri perché i libri mi portano storia, io sono un grande lettore delle riviste che mi portano sempre le grosse novità su questo campo. Allora, la tecnologia, la conoscenza, la genetica e l'amore al lavoro ci porta a avere una produzione come quella che abbiamo adesso. L'amore alla camiseta e sta la produzione. Anche Mario Schiavon si sente messicano, ma quando l'Italia gioca con il Messico... Quanto il tifo tifiamo Italia, pur se non sono così tifoso del calcio. Poi veramente ci sentiamo messicani perché messicani siamo nati, no? Ma amiamo l'Italia perché sappiamo che da là vengono le nostre radici e perciò non possiamo dimenticarlo. Pur i nostri ragazzi continuano, penso, a amare tantissimo l'Italia. Della descendenza non si è cruzato. Il giorno dopo ecco un altro rancio, El Piave, di Tonio Bortolotti Merlo, all'origine Bortolot Minute, 100% segusinese. Il padre Tony, se il posto gli piaceva, dove c'era l'acqua apriva un'azienda agricola, se no guadagnava palate di soldi con le mediazioni di terreno. Un mago. Aveva sposato Adelita Minutti, il cui lontano parente finì macinato nella macchina degli hamburger. Adelita ora è in carrozzella e ha compiuto 71 anni. Quando vede uno dei sacerdoti che viaggiano con noi, chiede di confessarsi. Alettant, dice, che non vede un vero prete. Anche in questo impero non tramonta mai il sole. 130 ettari di mais ed erba medica. Fa molto caldo, ma il clima è asciutto e questo rancio è esattamente identico alle nostre vecchie case coloniche. Il corrierone guidato da Geraldo e dal suo aiuto Maradona, che chiamiamo così dal primo giorno, per via della somiglianza con il Pibe de Oro, arriva a San José Iturbide, circa 90.000 abitanti, una cittadina agricola dello stato del Guanajuato, sull'asse autostradale che da Querétaro va a nord. Molte le macchine americane che sfilano intorno al Zocalo, la piazza principale con il chiosco per la banda. Maria Auxilio Sevenello Mendoza è nata a Cipilo nel 1981 e risiede con la famiglia a Querétaro, dove il padre Jaime possiede un rancio. Maria è affetta dalla nascita da fibrosi cistica, avendo entrambi i genitori portatori sani della malattia. Fibrosi cistica è una malattia genetica, cioè trasmessa in maniera ereditaria da due genitori che sono portatori e che non hanno nessun sintomo, non sanno di essere portatori, se non fanno delle indagini particolari dal punto di vista genetico. Questa malattia viene trasmessa ai figli e è una malattia complessa, può provocare danni a diversi organi, prevalentemente all'apparato respiratorio, ai polmoni e all'apparato digestivo. Cioè questi bambini quando nascono, nella grande maggioranza dei casi, non sono in grado di assimilare gli alimenti, quindi non prendono peso, ma questa per un difetto della funzione del pancreas. Questa è una cosa correggibile, si possono dare delle sostanze che sostituiscono la funzione pancreatica, quindi da tanto tempo ormai questi bambini possono crescere in maniera normale, però poi una certa parte di questi va incontro allo sviluppo di problemi respiratori. Diciamo che un 20%-30% dei pazienti sviluppa progressivamente questa malattia, infezione cronica respiratoria, e può arrivare alla fase più grave già in età giovanile, raramente oggi, però per lo più da giovani adulti, a sviluppare un'insufficienza respiratoria. Non abbiamo cure per questa malattia, cioè possiamo fare delle terapie di sostegno, possiamo intervenire per trattare le infezioni, possiamo intervenire per dare un supporto al paziente. Quando la malattia assume l'andamento grave e sviluppa un'insufficienza respiratoria, oggi l'unica alternativa è quella del trapianto polmonare. Maria Auxilio è a tutti gli effetti cittadina extracomunitaria. Il suo caso ha potuto essere affrontato nel Veneto perché questa è l'unica regione d'Italia che consente agli emigranti veneti nel mondo di usufruire del servizio pubblico regionale e la prima ad istituire 30 anni fa un programma di screening
per gli attuali 50.000 neonati all'anno. Fino a 15 anni fa la fibrosi cistica era considerata una malattia mortale nell'infanzia. Con l'avanzare della tecnologia dei trapianti i casi mortali sono molto ridotti. Ci sono ammalati che superano i 50 anni e presto si dovranno curare pazienti anziani. Ora la lotta non è più per la sopravvivenza, bensì per la qualità della vita. Alcuni pazienti trattati si sposano e mettono su famiglia. La fibrosi cistica è comunque una malattia curata solo nei paesi ricchi. Devo dire che c'è stata una rete di solidarietà in questo caso, dal sindaco, dalla sua città, la popolazione per quanto mi risulta, l'ospedale di Treviso dove questa paziente è stata anche seguita, anche ricoverata, l'intera equipe dell'ospedale di Verona, il gruppo di Padova, del professor Rea, la dottoressa Loi, che hanno accettato di farsi carico della situazione, potevano anche dire no. È stato possibile ricoverare Maria Ausilio a Verona grazie alla mediazione clinica del dottor Pino Lobascio di Vigo d'Arzene. Noi abbiamo un centro in Veneto che storicamente è stato il primo in Italia. È un centro grande, un centro di riferimento nazionale, è un centro che segue 800 pazienti su 4.000 circa che esistono in Italia. È un centro quasi totalmente dedicato alla diagnosi e alla cura di questa malattia e seguiamo i pazienti dalla nascita fino all'età adulta. Abbiamo una sessantina di operatori fra medici, fisioterapisti, personale di supporto, infermieri, laboratoristi, perché facciamo anche una buona parte di ricerca. Siamo impegnati nella ricerca delle soluzioni di questa malattia, siamo impegnati nella ricerca genetica, siamo impegnati nella ricerca di nuovi trattamenti. Nella cordata di solidarietà per la giovane cipilena di Querétaro, anche il presidente dell'unità locale sociosanitaria numero 8, che ha sollecitato la regione. Diciamo che c'era la comunità di Cipilo che ha questo gemellaggio con Segusino, il sindaco di Segusino mi ha sollecitato un intervento in questo senso, ho preso gli adeguati collegamenti sia con la Regione Veneto sia con l'azienda di Padova e vabbè, mi pare che il risultato sia veramente eccezionale perché sta bene. La Regione Veneto si è dunque fatta carico dell'onere economico ospedaliero, comprensivo dei ricoveri e del trapianto. Tutto questo, e certo non è poco, purché il comune di Segusino garantisse tutti gli oneri extra ospedalieri, compreso l'alloggio e, ad intervento concluso, le spese di rientro in Messico. Il primo ringraziamento va al professor Assael, che è il direttore del centro della fibrosi cistica di Verona, che intanto ci ha detto sì, fatela venire questa messicana. Poi si è infervorito guardando le nostre pubblicazioni relazionali tra Cipilo e Segusino ed è stato possibile, grazie al grande contributo della Regione Veneto per l'accoglienza ospedaliera, si è distinta tutta la comunità segusinese con gli imprenditori, sia residenti che quelli che operano in aziende che sono in Segusino, per questo gesto di grande umanità solidale. Io credo che i gesti di umanità devono essere fatti e non molto reclamizzati. A volte si reclamizza molto quello che si fa in maniera negativa. Questo è un grande gesto che ha coinvolto un'intera comunità, che ha coinvolto, torno a ripetere, Verona con la sua eccellenza nella fibrosi cistica, ma anche la grande clinica della Università di Padova, la clinica di chirurgia toracica, dove a Maria Ausilio sono stati messi nuovi polmoni. Ecco, credo che il ringraziamento che parte da noi sia quello di dire: abbiamo nella sanità delle eccellenze, se qualche cosa non funziona cerchiamo di migliorarla, ma quando le cose sono fatte bene vanno messe sul tavolo, vanno
portate a conoscenza della gente e vanno ringraziate, oltre alla solidarietà delle persone che in tutte le forme, sia di compagnia che di finanza solidale, hanno dimostrato la loro vicinanza a questo caso unico per quanto riguarda la nostra comunità. Il 14 settembre 2007 Maria Ausilio viene sottoposta a trapianto in chirurgia toracica a Padova. L'intervento, perfettamente riuscito, è guidato dal professor Federico Rea. L'intervento di trapianto polmonare, che può essere o singolo, cioè di un solo polmone, o di due polmoni, nel caso della fibrosi cistica, cioè della malattia della Maria, era assolutamente da fare bilaterale, cioè di tutti e due i polmoni, perché erano tutti e due i polmoni malati ed infetti e quindi noi non potevamo lasciare un polmone infetto a fianco a un polmone sano. Quindi l'intervento consiste in una toracotomia bilaterale, cioè l'apertura di tutti e due i campi toracici, il prelevamento, cioè l'asportazione prima di uno e poi dell'altro e la sostituzione di questi polmoni. Per la giovane trapiantata, il momento più bello di questa storia che poteva diventare tragedia. Il sentire che respiravo quando già stavo bene e sapere che finalmente potevo fare una vita normale e sentire il respiro diverso a come l'avevo prima, che respiravo tanto però entrava poca aria, invece adesso sento proprio l'aria che entra nei polmoni. Un momento contrassegnato anche dalla paura di non riuscire a respirare da sola, senza il respiratore che ormai accompagnava la giovane tutto il giorno. Beh, un po' non volevo mollarlo perché un po' paura avevo di che mi mancasse, che non riuscissi a respirare senza. Poi piano piano l'ho mollato un po' alla volta, anche con l'aiuto della dottoressa che mi diceva mollalo, non hai più bisogno. Adesso sto senza. Si può finalmente parlare di futuro per Maria Ausilio? Certamente, perché ci sono statistiche e noi siamo in linea con quelli che sono i risultati internazionali. I pazienti che non vengono trapiantati, nessuno sopravvive a 5 anni. Quelli che invece vengono trapiantati hanno una sopravvivenza a 5 anni del 78-80%. Beh, adesso prima riprendermi, allenarmi, farmi un po' mettermi un po' in forma. E poi sì, ho tante cose che mi piacerebbero fare sport soprattutto, che prima magari non facevo perché appunto stancavo troppo o era un po' difficile. E fare sport che mi piace e poi non so, mi piacerebbe lavorare, però magari col tempo e certo in un futuro tornare in Messico. Vediamo verso l'estate come può essere. Dipende come vanno le cose. Come vanno le cose, bisognerà vedere le medicine come riesce ad averle là anche, perché... è quello lì. Appunto, perché ho avuto un'esperienza con un paziente croato che è stato un po' difficile. Certi farmaci non esistevano lì. Allora, in considerazione del fatto che va molto distante, ci siamo prefissi una data che è intorno all'inizio dell'estate. Prevedibilmente la paziente per quell'epoca non dovrebbe aver più bisogno di controlli molto ravvicinati, diciamo di tipo strumentale, probabilmente dovrà fare periodicamente dei controlli di tipo come esami ematochimici, cioè esami bioumorali, per cui si riuscirà anche a organizzare in modo che faccia questi stessi esami in Messico e poi in qualche maniera o via fax oppure telefonicamente o con internet ce li invia e così gestiamo a distanza insomma la sua situazione. A 3 mesi dall'intervento Maria Ausilio, sempre amorevolmente assistita dalla mamma Manola e da tutta la sua famiglia, è stata trasferita a Verona per attuare la riabilitazione necessaria alla convivenza con i nuovi polmoni. Beh, praticamente deve fare esercizio, non molto di più, passato il post-operatorio immediato che è più indaginoso. Lei deve riprendere una vita normale, quindi per ora ci sono un po' di esami in più da fare, questi nel tempo si dilagheranno e basta, farà ogni tanto degli esami di laboratorio
Adesso dobbiamo soprattutto fare un po' di rinforzo muscolare, controllare alcuni parametri di sangue. Il caso di Maria Ausilio porta alla luce un dato significativo che riguarda la frequenza della fibrosi cistica sul nostro territorio. Il Veneto in generale non ha una frequenza di malattia più elevata che altre popolazioni europee, quindi noi ci attestiamo su un portatore ogni 25-30 persone, che è abbastanza frequente, nessuno lo sa, ma in una classe normalmente di scuola almeno uno è portatore di una mutazione che può provocare questa malattia. Per ragioni che non so spiegare né che abbiamo approfondito, nella zona intorno a Treviso abbiamo una frequenza più elevata di malattie. Su 500 casi che noi seguiamo nel Veneto ci sono più di 100 che vengono dalla zona di Treviso. Protagonista di questa straordinaria vicenda è la solidarietà, così difficile da portare alla ribalta, resa possibile dall'antico rapporto tra Segusino e Cipilo, da un comune pronto a mettersi in gioco, da una sanità, quella veneta, che raggiunge livelli di eccellenza. Mi sento di dire oggi che noi siamo, dai numeri che abbiamo, il primo centro nazionale per il trapianto. E questo, secondo me, è il frutto di essere arrivati ad un trapianto di polmone avendo un bagaglio culturale della chirurgia toracica generale, cioè di tutti gli interventi che si possono fare, che sicuramente mette questa istituzione, questo reparto, ai migliori livelli non solo nazionali ma anche internazionali. Senza dimenticare un importante valore aggiunto, la condizione pubblica della nostra sanità, che ha permesso di stanziare molte risorse senza chiedere in cambio alcuna contropartita economica, come accade invece in moltissimi altri paesi, tra i quali gli Stati Uniti civilissimi e il Messico. Beh, direi che noi abbiamo una tradizione di sanità e di sanità pubblica. La sanità pubblica ha un vantaggio che laddove viene costruita in modo professionale non ha i problemi dell'utile di esercizio o altre situazioni che caratterizzano i privati, come quello di specializzarsi per esempio in interventi particolarmente remunerativi. Noi facciamo anche interventi costosi che non vengono di certo remunerati dalle tariffe. Due mondi, quello dell'imprenditoria eccellente e quello della solidarietà, che si sono incontrati tra Segusino e Cipilo, tra Italia e Messico. Una storia di emigrazione che non ha eguali, perché conserva intatta la radice primaria della comunicazione tra gli uomini, la parola, parola che si fa lingua parlata, ascoltata, trascritta. Una parola lunga 125 anni, che oggi trasmette un grande valore. Oler, alle poder. Messico è bellissimo. Voi también a Messico. Voi también a Italia, perché la via Canella è mia radice. Sono orgoglioso di essere italiano, ma sono anche orgoglioso di essere messicano. La via Canella è mia radice, e qua Canella è mia figlia. E qua Canella è mia famiglia. Puoi dire viva Italia, viva Messico.